resto, come gli stessi tifosi della Fiorentina cantano, tutto il mondo ormai lo sa che di Firenze siamo gli ultra, e dunque anche il tifo organizzato Viola ha voluto far sapere, per l'appunto a tutto il mondo, tramite un comunicato uscito sui canali social ufficiali, che anche loro, proprio come hanno fatto tanti altri supporters di diverse società calcistiche e non solo, sono contrari alla ripartenza dei campionati. Altre forme che altri gruppi, sia italiani che stranieri, hanno voluto evidenziare nei giorni scorsi contro una ripartenza che non preveda i tifosi. Un blocco del calcio può creare ulteriori problemi, anche occupazionali, dei dipendenti, di chi lavora, di chi con l'indotto mangia con il calcio, però questi non sono i problemi che si devono far carico, non si possono far carico i tifosi. Parole dure, gridate, anche se solamente trascritte, nei confronti di tutte le sigle e le istituzioni, Lega, Federcalcio e naturalmente anche il governo nel mirino. Tornare in campo ad oggi è inaccettabile. L'unica condizione necessaria ad una ripartenza sarebbe quella di sottoporre ai test di laboratorio ogni giorno giocatori e membri dello staff tecnico sanitario, sottraendo così inevitabilmente sierologici e tamponi a tutte quelle persone che sin dall'inizio hanno affrontato questa emergenza in prima linea, ed anche a chi ha dovuto piangere persone care, ma evidentemente, così riporta il comunicato dei tifosi Viola, ai padroni del calcio questo non interessa. Si va allo stadio con gli amici, si va allo stadio con le famiglie, si va allo stadio per divertirsi, la partita deve essere un momento di svago, di divertimento, di stress buono. Così invece si fa soltanto del mero assistere all'evento senza però partecipare. Invece quello che vogliono fare sicuramente i tifosi, soprattutto quelli delle curve, è partecipare. Ed anche se constatato che il calcio sicuramente così non è senza i suoi tifosi, the show must go on. Questa è la chiusura della nota firmata dai gruppi organizzati della Fiorentina. Se volete ripartire, fatelo da soli, assieme al vostro profitto e dal nostro disprezzo. Però è un punto di vista che nessuno probabilmente in questo periodo ha voluto, potuto o ha pensato di ascoltare, e quindi in qualche maniera le tifoserie organizzate hanno espresso autonomamente il proprio pensiero.